Un minuto di silenzio, ragazzi. Allora, abbiamo fatto un minuto di silenzio e adesso approfondiamo questa situazione in casa Juventus, ok? E quindi si tratta di Pogba che sono pessime notizie a riguardo del nuovo infortunio su una coscia sinistra. Al ginocchio. E quindi è un problema muscolare e non è niente di serio, però e sono affaticato perché questo infortunio è legato anche sul muscolo anteriore della coscia sinistra femorale. Quindi non è niente di grave. Però ha fatto anche una lesione che si è rotto al bicipite femorale e quindi stagione finita anche per Pogba. Quindi ci dispiace perderlo così, però non è come Dybala, attenzione, perché qualcuno se lo dimentica che ha passato a Pogba. Quindi ha una lesione di basso grado alla coscia sinistra femorale e quindi si ferma tra 20 giorni e quindi stagione finita anche per Pogba, oltre a De Sciglio, ovviamente. Quindi non fa niente se non abbiamo perso un'altra volta, però riprenderà ad allenarsi, quindi riposiamoci dopo di una Juventus che ha giocato contro la Cremonese e quindi ha subito una lesione e quindi basta così. Per il motivo è un altro, che se come Pogba ha avuto questi infortuni perché non gli dà pace quella gamba maledetta, perché è una stagione maledetta, ok? Quindi questo mi preoccupa. Però non fa niente. Spero che non è nulla di grave e rimedia l'anno prossimo, ok? Quindi hanno detto tutti che quello è un giocatore finito. Pogba sta sempre rotto, tutti lo criticavano, dicevano, Pogba si è rotto un'altra volta, infortunato, cioè voi non state bene, capite?
carriandi i mendini. Pure a quei mendini stessi che hanno tifato contro, e questa cosa a me mi piace, perché loro sono parassiti, ok? Noi no, invece, perché noi siamo la Juve e loro non sono niente nei confronti della Juventus. Questo è il concetto chiave. Ho solo questo da dire su Pogba e l'ho fatto, però dico le cose come stanno, anche da parte della società stessa che paga al giocatore, oltre ai 7 milioni e mezzo per offrirgli 10 milioni di bonus che valgono più 3. E quei cifre sono di 15 milioni netti all'anno. Ok? E questo mi ha apprezzato come cosa. E va bene sulle casse della Juventus, però il motivo è un altro: che siccome Pogba ha giocato titolare ieri, perché si è rotto dopo 22 minuti di gioco, e questo non va bene, però dobbiamo rimpiazzarlo, ok? E questo che è una cosa positiva. Mi raccomando, e spero che non sia nulla. Spero che non è niente. Ho solo questo da dire su fronte Pogba, ok? E questo è il primo punto. Poi il secondo punto è come gestire le cose, anche come stanno, anche dal calciomercato, perché Rabiot non si sa qual è il suo futuro, però è alla Juventus o se va a Manchester United. Quindi io non posso accenderlo ad Adrien, perché sarebbe una follia. Quindi questo è tutto. Quindi se dovrà rimanere, rimane, come dice Allegri. E se andrà via, senza coppe, allora può partire. Ok? E questo è il mio secondo punto. Poi ci sono i ritorni di Cambiasso, Scavini, pure quello di Koulibaly, anche Amazraoui, Amanuzzi, Ndicka, anche allo stesso Cambiasso, dico. E questa è la difesa, ok? Poi al centrocampo ci sono i ritorni tipo di Kulusevski, poi c'è Arthur, Zaccaria, e questi sono i tre rientranti come Romelu Lukaku. E questo è tutto, ok? Poi l'acquisto di Sergio Milinkovic Savic della Lazio, che Pellegrini lo cederà comunque, e ritorna anche McKennie, da valutare. Quindi speriamo che ce la mandi buona, ok?
E questo è il pensiero nel calciomercato. Poi, questi sono da fare di colpi di scena, più un attacco che non è un attacco, però devo rimpiazzare anche a Moise Kean, ad esempio, così come Vlahovic, Andy Maria, Chiesa, Aker, soprattutto Akayo George, che può rientrare e quindi questi sono tutti i rientri anche da Irino Miro stesso. Quindi mi raccomando, e questo è tutto nel fronte mercato Juve, ok? E questo è tutto. Però la cosa principale è la partita di Europa League di giovedì sera. Quindi mi raccomando, e la Simetra. Quindi il Simetra affronta la Juventus e il Bayern Leverkusen avrà la Roma. Ok? Quindi da domani c'è l'Euroderby di Milano e il derby della vita anche, che sarà un Inter Milan. Quindi c'è tutto. Mi raccomando, e non mancate a post partita domani sera, che anche a quello di giovedì, che sarà un'altra partita e non ci voglio pensare. Però basta così e poi ritorniamo sul discorso a pre-partita. Ok? Questo è tutto. E dobbiamo anche iniziare il percorso europeo. Quindi mi raccomando e spero che ce la mandi buona. Sempre fino alla fine e ricordiamoci che noi siamo la Juventus e loro non sono niente. Ok? Quindi, se ci credete nel sogno, allora iscrivetevi a questo canale perché sta davvero per nascere un sogno. Ok? Quindi, mi raccomando, e iscrivetevi al canale, soprattutto attivando le notifiche per non perdere i prossimi contenuti. Quindi, lasciate anche le notifiche tutti i giorni, like e commenti per la partita di domani sera, per mercoledì e di giovedì anche. Quindi, tre commenti alla se tre commenti alla settimana. Va bene? Quindi noi ci vediamo e soprattutto mi rinnovo anche un buon lunedì. E i biglietti stanno lì, ok? Mi raccomando, e non mancate. Ma soprattutto, vi vogliamo dire un'ultima cosa anche sui biglietti, ok? Che siccome la Juventus ha lo scontro diretto contro il Milan nella penultima giornata, allora possiamo avere tre partite su quattro match importanti. Quindi questa contro l'Empoli, poi c'è quella contro il Milan e nell'ultima giornata c'è l'Udinese. Ok? Quindi dobbiamo fare due su tre partite di seguito per arrivare in finale di Europa League. Quindi mi raccomando, e portiamoci direttamente alla Champions per il prossimo anno.
Quindi speriamo che sia così, che portiamo anche a più 11 su una quinta e a più 9 nel quarto posto, ok? Mi raccomando, è sempre comunque fino alla fine. E ricordiamoci che questa stagione è positiva, ok? Quindi ho solo questo da commentare e basta, e non aggiungo altro. Quindi vittoria Juve e tutti uniti e si tifa tutti insieme, ok? Fino alla fine.